We must all unite, for we are one creation. We must join the fight, together we are strong. We must do what's right in every situation. Love each other's lives as you would do your own. Just think twice before you cast your stone at someone's soul. It's their life, so the choice is theirs and theirs alone. We're not here to judge. There's no more segregation. When you've seen the light, there's nowhere else to go. And with peace in sight, no walls could separate us. We would be as one, because this earth's our home. Just ciao capitano, subito qua, grandissimo. Ecco, anche Timothy. Allora, andiamo a vedere questo Milo. Allora, tanto vediamo qui che c'è. Se c'è Krogar Lumbia, Dante Alighieri. Com'è andata la partita? Com'è andata?
gente che dovrebbe giocare nell'amatore ci sa purtroppo. Allora, ciao Rise, bentornato. Milo, non riconosco nemmeno sta cazzo di skin di merda. Un Milo attack target, he will cast one Crimson Needle. Cast one critical on two random targets. Each needle. Sì, ha fatto 40 minuti. Al 60esimo è entrato, bravo. Anzi, un po' prima, qualche minuto prima. Ma purtroppo. Un paio di palle ne sono arrivate. C'è stato un quasi gol di testa. Fatto quasi un assist, però c'è gente che, t'ho detto, nell'amatori farebbe la sua figura. Stile Calabria, Suso, Bonaventura, Cialanoglu, sta gente lì, insomma, mia. Nell'amatori sarebbe meglio andessero, però purtroppo sono a Milano. Secondo me il critical è solo per il bleed, secondo me. Io sono 3 ore che spammo le side story, ero indietro di tipo 40 capitoli. Ah, vabbè, io so al 21. Non so neanche a che numero siamo. A 38 anni non potete pretendere che riesca ancora a far assist a gente ignobile che come faceva con Nocerino. No, ma lo sai qual è il problema? Che con Nocerino... A parte che secondo me Nocerino non è ignobile, il problema è che qui sei oltre l'ignobile e non ci vai, perché se no qualche palla l'aveva già data, l'aveva. Almeno Nocerino sarà anche scarso, sarà stato, ma ci andava, capito? Ci credeva. Poi è la prima, diamo di tempo a quelle altre capre di 13 di provarci andà e lui di svegliarle a son di bastonate, chiaramente. Suso indecente comunque. Non so che ditti. Comunque si fa presto a fare una prova, guarda, perché io ce l'ho. Io ce l'ho gli staunch buoni per provare, intendiamoci. Si leva questi, ci sparo gli staunch OP che c'ho su pesci, io dovrei avere gli staunch quelli migliori e si vede. Se arrivano, eh. Allora, già questo potrebbe anche andare bene per provarlo. Ah, poi comunque Tommy, la terza skill di Milo, mi sa che l'hai capita male. Aumentandola aumenta solo la percentuale di mettere il bleed. Le altre percentuali sono in ordine di stack. Ah, ok, ottimo. Vabbè, comunque bene metta lo stesso bleed, mi dà l'idea, eh. Allora, doppio più crit level. E già uno staunch può andare bene lì. Poi ci dovrà avere questi validi. Doppio più crit level. P crit level, P attack, life steal, doppio P crit level. Quindi se si vuole provare, io ho 3 staunch, doppio P crit level, li porto a 10, giusto per... Le altre percentuali non ne sa, ok. Quindi, se si vuole fare un test, Vale Crown, bentornato. Manek, bentornato, carini, però sono tutti S, lo so.
Già che ci avresti, perdi un po' di pick rate? Sì, ho capito. Gideon Rowan, bentornato anche a te. Crazy Tiago Futuniverse, bentornato. Se si vuole fare una prova, proviamo. Poi ci dovrei avere anche. Fammi vedere qualcosa su usuria. Doppio P attack percentuale, la F still HP. Questo no, può non essere male nonostante l'S, anche questo. Non mi sembra per niente brutto. Se poi ci togli anche il C attack con il delete. Questo no. P attack flat perché crit level, anche se SS. Non lo so. 181 contro 198, se lo porta al 10 arriverà a 200 per 12 punti in anzi per poco meno. Curiosità, il tuo nick viene dai due fantagenitori? Ah, Timothy, ah. Perché su Saga ok, su Milo solo se la skill fa sempre crit. Su Saga, ok. Che vuol dire su Saga? Scusami. Su Milo solo se la skill fa fare sempre crit. Che vuol dire dico su Saga o su Milo? Scusami. No, io volevo mettere questi su Milo ora. Li volevo mettere su Milo per vedere se così, non lo so, fa crit. Senza questi non fa crit e quindi si capiva se la skill non faceva o faceva sempre crit. Dicevo quello. Refinavo fast quei doppi P attack, doppi P crit level in maniera che si andava fuori scala. Insomma, si andava alti di valore di P crit. E poi. Capito? Dove cazzo è? Dove cazzo no, su pesci era. Ecco, questi qui li portavo tutti e due qui. Tra i tre qui, gli staunch, secondo me, si andava a 1100 come minimo di pick crit level, no? Su Milo. E quindi si poteva poi vedere. No, devi provarlo senza questi, così ha pochissimo pick crit e vediamo se critta comunque. Se metti questi e critta, non capisci se ha crittato per gli staunch o per la passiva. Lo capisci quando poi ce li levi. Comunque sono semi-trasparente con la maglia. Che è successo? Allora, scusa. Andiamo così. Quanto sono ora? Pick rate level 5,98. Direi che è veramente basso, no? Andiamo a vedere. Facciamo l'inverso. Proviamo prima così e se no si fa così. Senti, si va anche in train all. Fammi leggere bene la skill. Non si capisce, senti. Secondo me non la capisci. È stata fatta male quella skill. Per come è scritta. Scritta male. Da vedere ora. Tyrell, bentornato. Welcome back. Ora lo clicco da. A parte che il Pavilion te lo dà a pick rate level 2000. No, siamo a 5,98. Dai, di pick rate level, va bene. Ma perché. Ah, se mi dicevo. Che cazzo succede? Non ho messo l'auto. Si è triggerato Saga. Per Kiki lì, poverino, deve essere di una debolezza. Come fa a essere in questo stato già almeno? Oh, vediamo se si critta. Ha fatto crit. Però il crit è arrivato su questi. Secondo me crittano gli altri due marchi, non il colpo su chi lo fai.
E purtroppo mi morirà ora, mi sa. No, non mi muore, ma non arrivo a tempo a poterlo usare. A poterlo rifare, mi sa. Fammi fa questa, che così non attacco. Faccio una summon con Poseidon. Così non attacco. C'ho uno di energy, posso dar doppio a Milo. Vediamo un po'. Allora, secondo me... Allora, su Pandoro dovresti vedere la scritta crit. Proviamo a girare di là. Forse si vede meglio. Su Pandoro si dovrebbe vedere crit. Su Pegasus, no. Ha crittato anche Pegasus. Cristo, rivediamo. No, ora ha fatto 24.000. Ora ha fatto 24.000 senza crittà su Seiya. È più grosso il numero. Sì, no, infatti su Seiya non ha crittato. Prima ha crittato. Ha crittato su Pandora prima. Il primo che ho fatto ha crittato su Pandora. Prima che girassi la camera, ha crittato su Pandora. Questo te lo posso dire. Secondo me critta sugli altri due, non su chi vai a mirare. Per farlo crittare su chi vai a mirare, hai bisogno degli staunch. Sì, premesso che sì, è già buono. Se riesci a crittare quegli altri due persone, basta che dici ok, io voglio che critti su uno, vado su quell'altro. Sai che quell'altro lo critti, quindi... cioè che il non target te lo critta, quindi... se fa più danno a Milo, vado su Evizaga, faccio... cioè su Saga, non Evizaga. E via. Comunque vediamo se si... se si vive. Per vedere... purtroppo il primo round qui... non mi funziona. Tutti su Giugno, ma che scoppia. Però non so se è per 5,90 di Picrit. Cazzo, levo anche quelli allora, dai. Ah, vediamo un po', attacchiamo questo Saga. No, non ha crittato nessuno dei tre, ora. Quindi è già un... ci vuole staunch. Ci vuole staunch. È stato un caso allora che mi ha crittato su Pandora. Riproviamo, dovrebbero rimanere vivi questi, almeno un paio. Allora, clicco Marin. Ha crittato almeno due, hanno visto. Vediamo se... allora... non ha crittato Saga, ha crittato Marin. No, secondo me... devi avere staunch. Max P attacco e buona. Scoppi di terzo attacco. Vabbè, si lascia così. Perché lo vuoi lasciare così? Perché alla fine se gli metti gli staunch e non critta, il terzo attacco per caso perdi comunque danni. Ma con gli staunch critti sempre, secondo me. Crit al 55%, se l'oppo crit resistance tipo Saga non critti mai. Quindi a te di crittare i primi due needle non ti interessa, quindi pensi meglio full più attack. Ma perché crit al 55%? Se io vado con la build... ma se io vado con la build che avevo in mente... cioè... P attack percentuale, P crit level su tutti e tre i pistone... doppio pick crit level sugli staunch. Io qui si sfonda, si andrà oltre 1200.
2100, sì. 1280, hai già provato te? Con doppio pick crit level sull'istaunch e pick crit level su tutti e tre i piston, arrivi a 1280. Boh, la media è quella. Ma perde un botto di attacco. E vabbè, allora Nisba. Ma il quello che ti aveva imploso, che c'aveva? C'aveva l'istaunch però su Saga. Non mi sembra una persona così scarsa. Se è proprio così, tra l'altro ce l'aveva tutti e tre S. Se è proprio così sicuro che non valga la pena, avrà shoppato l'impossibile, aveva le skill al 5, ok. Invece Saga con Fire Drop e Staunch ha senso. E lui infatti aveva pistone e Staunch, perché Fire Drop ti danno più critico danni. Sì, quando critti fai più danno, quello lo so. Però lui aveva pistone e gli Staunch, ma lui aveva così per la build di Radamantis, solo per far crittare la gente. Quindi se ne sbatteva se faceva un po' meno danno Saga, perché tanto poi compensava col Radamantis. Via, dici. Boh, che ti devo dire, che ditti. Solo perché i Crystal Fire fanno pietà, io ci rimetterei gli Staunch. Comunque sono al 21.4 della side e al 24 della main. Pensa te. Però c'è da andare a fare la tenatraia, che ci siamo fermati prima. E a sto punto c'è credi, finì anche la seal. Anzi, si va prima anzi il tower, va, che è la roba più lunga. Ah no, è perché c'è da controllare che formazione ho. Anche qui è inutile Shun Underworld, intendo, perché attacchi sempre prima te. Quindi ci sparo l'una e levo Athena, metto Ki, perché così è così un cazzo. Ma non è così lento sto Ki, più veloce Ikki, cazzo. Che cazzo è successo? Ma è possibile, è più veloce Ikki che di Ikki. Che rimane? Cioè, ne è sparito il Cosmi. Mi serve un cazzo Ikki lì. No. Dai Tommy, domani ti voglio vedere prima classificata al mondo, ovviamente in tutte le materie contemporaneamente. No, guarda, io sono super contento che ero già riuscito a battere il primo in classifica nella Saint Arena, che non è il, è il nulla, è il nulla, perché non puoi fare i ban, perché giochi contro il computer, anche se al team di questa persona. Però già che riesco a battere vuol dire che marcissimo non ho la squadra, quindi io sono già contento così. Sono già Diamond nella Galactic Duel. Lo scorso season ci ho messo veramente tanto a arrivare a Diamond. Poi ci ho fatto a fare Immortal. Però è stata lunga. Stavolta sono già Diamond. Mi sembra che si va veramente forte. Penso che l'Immortal lo dovrei fare velocemente. E dopo si vedrà che succede. Quindi io sono contento. Con consigli di Timothy si è fatto un bel salto di qualità. Qui o uno o l'altro becco per forza. Non ne posso prendere tutte e due. E quindi vaffanculo, spiegherà dopo.
enorme salto. Sì, diciamo enorme, dai. Diciamo enorme. Voglio dire tutto, ho provato a batterti primo in Saint Arena e hai perso. Ho giocato a cazzo con il team non perfetto, però comunque Milo mi ha scoppiato. Vabbè, e non ho Evil Sagan quel team lì, Timothy. Non l'ho messo, se hai visto. Però io lo so che ritorno indietro, però quello che mi interessa a me è che sono riuscito a battere il primo. Quindi, in teoria, salvo composizioni strane, posso prendere tanti punti. Sto giro, per la prima volta, potrei riuscire a fare Legendary in Saint Arena e beccarmi la reward che non ho mai preso, perché in Morta ce l'avevo fatta a pigliare quella reward lì. Non la reward di fine season, la reward di quando lo fai la prima volta. Giusto per quello, che poi non è chissà che, però, insomma, qualche diamante te lo dà. L'ultima reward è impossibile, perché? Ah, non lo sapevo, pensavo semplicemente perché ero marcio io e quindi non c'era arrivato per ora. Devi tenere ogni notte dalla prima alla quinta posizione per tutto il mese? È durissima allora. Beh, arrivati a un... No, arrivati a un certo punto un cazzo. Fare 10 vittorie sempre per la settimana. 10 vittorie tutti i giorni? Sì, vabbè. No, vabbè, allora è impossibile. Non piglierò mai, ho capito. Va bene, allora pace. Non ci arrivo comunque. No, io non avevo mai fatto i conti. Vabbè, e allora fanculo. Fanculo. Era arrivato 100 tryhardando ai tempi, non scendevo da mai dalla decima, non ce l'ho fatta. E quindi provasti anche a cioè facevi 10 vittorie al giorno, eccetera. E sprecai 600 gemme in una settimana per provarci. Ma i 20 punti giornalieri io me li faccio sempre. Però chiaramente non credo di fare in quei 20 punti 10 vittorie. Cioè dovresti fare 10 vittorie. Non ha senso per un book a caso troppe gemme. Ma a me mi pare Omris mi disse che con... Ma non il book viola, per... Nel scrigno mi pare ti dava una... Potevi avere shard del blue book, dello skill book, eh? Questo non ci ho fatto caso. Non ci ho fatto caso quante volte la possa aver presa. Quello non te lo so dire. Comunque non ho capito come mai c'ho Kiki così lento. Perché l'ho slowato così tanto? 388 più 38. L'1
No, com'è? $2,97 più 2,30 e 5,27 l'una. Ma perché l'ho slowato così tanto, Kiki? $5,27 l'una, 4,60 Iki. Che cazzo è successo? Forse l'avevo messo così per il... Ah, l'ho messo così per non farmelo stunnare da eventuali Legion Dungeon, perché c'ha status stress un po' più alto. Sì, 29. E intanto poi chi è più lento, perché mi do la roba senza speed, giusto. E quindi metterlo così, ci avrei da rimettere nei suoi. Che palle, oh. Kiki Dungeon, sì, vedi. Kiki Speed. Mettiamo i Kiki Speed. Dovrebbe, però qui c'è il rischio che ora sia più veloce che di Luna. 3,88 più 126 fa 5,14. Mi sa che è più lento e più veloce che di Luna. Però vabbè, mi può andare bene lo stesso per questi fight qui. Ciao Golbezzolo, bentornato. City dice Diamond Tom or One Skill Tom Shard. Mai trovata? In 4 mesi sono sicuro. Ma io ogni tanto qualche valigetta la apro, ce le trovo. Però non so da dove viene o che, perché quando ce n'hai un po' dopo... Ragazzi, ma una legione italiana... guarda... Allora, Golbezzo, te sei sul sei sul global, quello che è scaricato dal Play Store. Quindi sei su una versione diversa da dove si gioca a noi. Però ci sarebbe, io ho quasi paura a dartelo, ho quasi paura a dartelo, perché veramente... Allora, aspetta, è questo qui. Sensei Akotsa Awakening Ita, gruppo Facebook, dove tra l'altro c'era al suo tempo un post dove la gente ci doveva scrivere cerco legione eccetera. Il problema, e ti dicevano guarda io c'ho la legione qui, qua o qua, capito, sui vari server, così te italiano potevi andare in una di queste regioni di italiani. Il problema è che questo qui è un gruppo che è meglio lascia perdere. Infatti io sarà 3 mesi che non ho caco neanche di striscio più questo gruppo. Non ci sono uscito, però è veramente roba indecente. E quindi te lo sconsiglierei. Però almeno per vederci la legione entraci e scrivi magari sono sul server... 35 c'è una legione italiana. Se ti dicono di sì, joini la legione e via. Quindi entri nella legione, poi Score non legge mai i post di quel gruppo, perché c'è roba indecente, indecente veramente, gente che ti fa venire la pelle d'oca, nel senso post prima, ragazzi scusate una formazione, no scusate è troppo gentile, ragazzi una formazione con pesci per il Legion Boss. Qualcuno gli risponde, perché qualche folle gli risponde, magari anche bene. Arriva la persona dopo. Chiaramente, ragazzi, è una formazione per il Legion Boss.
scordati il grazie, per favore, qualcuno ha voglia, tempo di potermi aiutare, no? No. Il post dopo, altra persona arriva, che ha durato fatica, scorre mezza riga. Oh, volevo fare più danni al Legion Boss con pesci. Chi devo mettere? Roba così, quindi lascia sta quello. Rispondeva una scherzata scrivendo e bastava che guardavi nella lista delle cheat dei server. Yes man qualcosa, un idiota, non ho capito. Ma perché sul gruppo Facebook lì c'è? Ah, ok, sì, nella lista delle guild quando fai l'application qui, da dentro il gioco, dici che puoi girare le guild, vede la lista, insomma, ok. No, ma io ma per male ne intendevo non da sgarbato, intendevo che magari ti dice che per il Legion Boss ci devi andare con Mu, capito? Roba del genere. Solo una italiana e full. Ti direi, se riesci a entrare in una gilda che c'è tante persone, è meglio. Perché sicuramente ci sarà gente più attiva, quindi Legion Boss, vinci le Legion War, o vinci, insomma, tanti partecipanti alle Legion War, Legion Conquest, magari più possibilità anche lì di fare buoni piazzamenti e quindi buone ricompense. E poi se, se vedi che ti ci troverai male, a quel punto vai in una città italiana, ma non ti pensare che te sei in una legione italiana e avrai aiuti, nel senso di riesci a parlarci, ti spiegano il gioco, eccetera. No. Premesso che l'hai già trovato quella cosa lì, il mio Discord. Perché vale, penso che valga, allora non per vantarmi, però penso che valga 10 volte quel gruppo Facebook, solo l'SM nel mio Discord. No! Ah, meno male non mi si è mosso. E poter scambiarsi informazioni fra di noi, eh. I gruppi Facebook sono le fossa biologica della razza umana. No, quando sei veramente a zero, può anche starci, perché ci sono entrato anch'io. Avevo appena iniziato, non sapevo una sega, siccome anch'io mi carba formarmi, eccetera. E ci sono entrato e inizialmente magari un paio di consigli erano validi, anche perché c'era già dentro anche Yagmoth, quindi magari puoi imparare a riconoscere chi va seguito o no per i consigli, intendo. Più io ero entrato sul Discord di uno, di un americano che è parecchio, ci capisce abbastanza, diciamo. E quindi avevo anche quella cosa lì per migliorarmi, capito? Che mi è servito tanto all'inizio. Però diciamo la prima settimana, settimana e mezzo, puoi anche andarci nel gruppo Facebook a sentire quel che raccontano, a fare domande, intendo. Però poi devi filtrare il 99,9% delle informazioni che ti danno, penso. Nei server alti, quando va bene, c'è una legione ita, ma spesso neppure quella. Era tutto full quando ho iniziato prima, mi dava solo l'ira come server. No, ma i full non vuol dire un cazzo. I full non. Puoi andare anche sull'EU0 Pioneer, mi pare si chiamasse, o EU Pioneer, che era il primo server che hanno fatto. Non so, mi pare il 12 settembre è uscito sul Play Store, che avevo iniziato anch'io lì. Cioè, ho fatto un secondo account, però poi l'ho droppato nel giro di una settimana perché non riuscivo a stare dietro a questo, di ora dove sono, e quello lì. 9 settembre, ok, 9 settembre. Puoi andare anche nel server quello lì, nell'EU Pioneer. Non è che devi iniziare per forza in un server nuovo, anche se ti dice full. Tanto te lo dirà per sempre full. Perché non so come li facciano i server, però, cioè,
10 posizioni, sempre in full, parole povere. Desiders, benvenuto, welcome. Feiske, hello. Quando creano un server nuovo, tutti gli altri sono settati a full, anche se non è vero. Sì, ma delle volte il server non va benissimo, quindi io ci credo che sia abbastanza full. Vabbè, ma non ci metti niente a cambiare un server, nel senso, ora non so quanto c'è dato, c'è nerdato già, però anche se è sprecato, non, mi raccomando, non fammi quello che inizia: oh, non ho trovato neanche un cavaliere d'oro, cioè gradi S, rerollo e vado su un altro server. Non lo fare, quello non vale la pena. Però insomma, c'è chi lo fa di professione, quindi penso che alla fine ci metti poco a cambiare il server, ecco. E riparti da zero. Tu come sei messa a Side Story? Non mai ascoltato. Allora, sono al 21.4. L'ho fatto vedere prima. Pensavo tu m'avevi sentito. Side Story 21.4, capitolo 23. Sei al 14. Non dovrebbe volerci tanto. No, ci vuole un'ora grosso modo. Se forse un goccio di più. 14. Però dai ragazzi, preoccuparsi non serve a niente. Non serve a niente. Mi lagga ogni tanto sto PC del cazzo. Ah. Bannalo, ti prego. È nuovo. Fratismar, in E8 sul Global ho trovato una gilda italiana e sono gentili, solo che prendono dal 39. Ma domanda, intanto ciao frati. Domanda, hanno un Discord dove parlate? Come? No, non capi, da dove arriva la gentilezza? In che maniera arriverebbe questa gentilezza? Sembra eccessivo. E ora si parte per 20 piani. Di fatica. Anche lì prendono dal 39. E perché pegli dal 39? Qual è il motivo? Sì, Discord e Telegram addirittura. Allora potresti fare un pensiero lì, magari andare sul server E8 e andare con la gilda lì. Se c'è anche Fratismar che ti dice così, sarà effettivamente gente valida per italiano, intendo, per aiutarsi. Però c'è un posto dove vedere la tower, la via più breve. Io sono allo stage 6, ho sempre finito i passi. Ah, allora no, te lo spiego Perry, se è la tower vecchia ancora, non è più il Masei Tower, perché qui non hai più i passi. Nella tower vecchia, cioè nella Seal Tower, te devi soltanto andare a prendere gli scrigni e basta, ok? Non andare a prendere diamanti, non andà a prendere una sega io. Te fai gli scrigni e tutti gli scrigni di ogni piano e poi passi, cioè cambi piano. Tutti gli scrigni del piano seguente e poi cambi piano. Non ti preoccupare dei passi, perché se fai questa maniera qui, in questa maniera qui, te entro la fine del mese, quando resetta la tower,
l'hai completata sempre che tu abbia un team di potenza adeguata per poter passare certi fight. Ok? Però se te poi conta, non c'è una strada, conta in un piano se c'è uno scrigno qui, conta se ci arrivi prima facendo una L da qui o da qui, guardi le caselline, ti conti. Ho scoperto chi è Baby Yoda, bravo, ottimo, è lui, Baby Yoda. Comunque la serie non mi è piaciuta, io devo vedere l'ultimo. Comunque ciao Filippo. Ecco perché prendo sempre diamanti e le ceste va bene. Ho Team Canon, Rayashiki e Saga. Presumo anche Luna che dà doppio turno a Kiki, perché se no... Quello lì perché è il mio nuovo... Il mio nuovo amore, quindi l'ho lì. No, non devi far così. Farai un'arma, penso, due armi a settimana, credo. Non ricordo, due armi a settimana di media forse era. Comunque sia, riesci a farle tutte e 12 se vai solo per le ceste. Poi non so ormai come si è messo ora, però non usare diamanti per comprare passi. Il pupazzetto Filippo non c'è. Esce il 9 marzo 2020 e lo compro, sì. Comunque, non capisco, per ritornare al discorso di prima, non capisco perché non prendi la gente finché non arrivi al livello 39. Perché prima di tutto, gente che inizia l'aiuti a potenziarsi più facilmente. Come ho fatto io prima, insieme all'Ombia, con Fratismar, si è portata a fare gli shrine... Chiaramente così è pappa pronta, è bella vita, perché io ci ho lasciato il sangue nello shrine al tempo. Anche se l'Easy me lo m'aiutò Omris del canale di Androli. Quello deve essere sincero. Però nel normal e l'elite ci sono morto dietro io, Batman... e basta, mi pare. Però se tu sei con gente che è già accosata, cioè già livellata e tutto, non ti costa niente andarne lì come si è fatto oggi in 10 minuti e fa un paio di robe che aiuti molto il potenziarsi a una persona, no? Quindi non ha senso, secondo me, non prendere fino a che sei a livello 39. Per di più, se come dice sono gentili, c'è Discord, Telegram, eccetera, puoi dare una mano anche con quello. Quindi il motivo di non prendere fino al 39 non lo so. Poi 39, perché 39? Puoi dire non prendo fino al 20 perché voglio vedere se la gente non entra in gilda e dopo due giorni smette di giocare perché si rompe il cazzo. Però se fai così non pigli mai, secondo me. Comunque, insomma, decidete Golbezzolo, dove, se continui dove sei, se vuoi ritornare su un server precedente per vedere di entrare in una gilda. Però alla fine sulle 8 lì devi arrivare al 39, e 39 ti ci vuole come minimo oltre una settimana di gioco, secondo me. Quindi perdi una marea di reward in una settimana, capito? Visto che in un giorno riesci già a entrare in una legione. Poi non... Cioè, fosse una legione che mi dice top server,
Allora può valere anche la pena aspettare una settimana, però vorrei sembrare una merda, ma ho dei dubbi che quella legione italiana lì sia top server, nel senso che vince tutte le settimane la Legion Conquest. Aiuta tantissimo il canale, non so perché, vedo che sono in tantissimi, comunque molto attivi. Poi sia fino a pochi giorni fa sul SEA parlavano con i disegni, sul Global in francese, era possibile capirci qualcosa? Non capisco. Non ho capito. Terzi nel server. Capito. Comunque, la scelta è tua. Perché, come dico sempre, il tempo non ti torna indietro e quindi il tempo è tuo, l'account è il tuo, il cervello è il tuo e in caso anche i soldi, quindi uno deve fare quello che vuole. Io ho semplicemente dato un'opinione. Nel senso che da quando ho trovato voi che comincio a capirci qualcosa. Fino a prima la Legion l'avevo capita molto poco. Ah, ok. Speed final damage. Diamo speed, anzi, se mai. Perché a un certo punto serve. Bisogna vedere com'è popolato il server. Non conosco il server 8, ma i server bassi di numero EU hanno diverse gilde molto forti. Non sono server dove una gilda riesca a dominare incontrastata. Ah, ok. Nel server Lira giocano solo francesi a quanto pare, 800 cheat francesi. Ce n'è tanti di francesi. Ma già questo gioco qui. Sì. Francesi, portoghesi. Non c'è troppi tedeschi, mi sa. Mi sa che in Inghilterra e in Germania non andava troppo senseiya. Comunque, così pure ne ho tutti francesi. Comunque, ti ho detto, se quando hai bisogno di una mano strategica, teorica, qui non c'è problemi. Una mano in gioco, chiaramente, se tu sei nel server Lira, non ti si può dare nessuno di noi. Però nel gruppo Facebook sicuramente potresti trovare qualcuno che te lo dice se c'è una gilda italiana. A parte che forse mi ha detto che era full, l'avevi già trovata. Comunque puoi magari andare nel gruppo Facebook e scrivere, sono sul server Lina, ho iniziato, cercavo una legione italiana, magari vedono il messaggio, buttano fuori uno che è inattivo da 10 giorni magari, capito? E quindi il posto te lo danno, te lo trovano. Oppure potrebbe anche essere che domani l'altro fanno l'upgrade delle barracks o come cazzo si chiama. E quindi hanno più posti, ne aumenta i posti della legione e quindi ti possano prendere. Quindi non è detto che non c'è speranza.
Al momento di server sopra il 24 nessuna legione si è fatta viva sul gruppo Facebook. Ah, ok. Ecco, allora se Ryzen è formato è spazio, ultima frontiera. Quindi se Ryzen dice così, no, ti direi... Allora a questo punto Ryzen fai un'opera di bene. Te che... Io ti ho detto, è tre mesi che non entro in quel gruppo lì, non ho... Non so più un dov'è, però se te hai a sott'occhio o sai trovare facilmente, mi ricordo c'era un post dove c'era tutta la lista delle legioni, dove cercavi per la legione, se te gli puoi già di allora un server dove poter partire che c'è un buco libero, magari faccelo sapere, così si informa subito col Bezzolo. Scusa in anticipo col Bezzolo, quel server non vale una lira. Oddio, accende riscaldamente. Avete visto cosa esce sul globo? Stanno veramente correndo per stare al passo, recuperare, esce Pandora subito, Poseidon. No, stanno arrivando al server. No, vabbè. Qui hanno frenato, per fortuna, di una settimana, però hanno frenato. Mi vogliono fa usare l'exp su Raimi, capito? Sti merdoni. Ci sono coordinate fortunate per le summon? Sì. Non funzionano. È una leggenda metropolitana. Secondo gli sviluppatori, l'hanno scritto su Facebook, se vai nella tabella, la prima che t'ho passato, quella francese e inglese, in tip and tricks, trovi le coordinate. A seconda dell'indizio che quando fai la summon ti appare qui dietro la mischiena, a seconda di quello, se tu puntassi in determinate zone, in determinati punti, avresti più possibilità di trovarle, però è una leggenda. È una leggenda e quindi niente. Spara. L'unica cosa che sembra che funzioni è che se te spendi un po' di soldi prima di andare a fare il pool, qualcosa di più trovi. Come se tu ci lasci qualcosa, ti aumenta un po' il grado del culo, capito? Ti posso dire quello. Cosa che ho notato. Per il resto, non so se... Vedrai nella tabella che c'è Lucky, Luckier, Luckiest. Se stai a vedere dovresti summonare solo con Lucky e stai su quelle coordinate. Io ho fatto delle sculate anche con Lucky, cioè il meno, il più basso della fortuna che puoi avere. Non ci casca nulla. Io non ho mai io penso sia dal meno del primo mese che non summono più sulle coordinate. Il resto sempre summonato sul banner. E ultimamente delle volte neanche su quello. Fai conto, il penultimo banner c'era Ade e Underworld Shun, se non mi ricordo male. Io ho summonato sull'orologio, se hai presente il cartone, sai dove c'era Foki delle 12 case, quando dovevano andare a salvare Atena, no? E ecco, c'è la costellazione con quello. Io sparavo lì, ho trovato un botto di roba anche da lì sopra, per intendersi. Ho trovato 4 Ade, forse non tutti lì sopra, però. A parte Sensei, ha giocato altri giochi del genere a tema anime? Sì, Bleach Online, ci ho giocato 2 anni. Il primo anno ci ho lasciato tipo 3.000 euro. Potevo, me ne sono sbattuto il cazzo, l'ho fatto, ero contento. Ultra top server bla bla bla.
lì costava molto di più che qui, chiaramente. Era peggio parecchio che di qui. E il secondo anno l'ho fatto tutto da free to play, però avevo lavorato talmente bene che era ancora a dirla mia. E poi c'è stato dei problemi tecnici, ho smesso tutto. E poi non volevo più farli sta roba lì. E invece riandava tutto talmente bene che sono ripartito anche con questo gioco qui. Ho visto un mio amico che ha postato l'immagine che aveva trovato dopo. Ho detto, Dio Caio, che roba è? E mi ha detto, ah, c'è il giochino così, l'ho provato e ci sono rimasto fregato. Ho comprato solo le gemme a 2 euro e non cambia niente. Forse... Se te vai a dare un povero 2 euro che ne cambia? Nulla uguale, no? Poi a 2 euro che hai preso? 10 gemme. Qui sopra forse, nemmeno sul global. Perché qui c'è $1.99, 10 gemme. Quello però io lo faccio sempre, a ogni bundle. Ah, oddio, forse sì. Non consideravo ormai il McDonald's, capito? Il veleno del McDonald's. Però così è meglio se non glieli dai. Perché l'ammazzi se lo fai andare a mangiare così, capito? Quindi è meglio se non glieli dai. Beh, meglio mangiare merda che morire di fame, mi sa. Sì, quando sei alla fame davvero sì. Però mi vuoi male forte, mi vuoi. No, io... per dirti, quando è uscita Atena qui, per dire un esempio, capito? Quando è uscita Atena qui, c'è uscito anche il Fortune Cut, che è un evento che praticamente te puoi fare al massimo 8 pescate, e in ogni pescata praticamente vinci delle gemme per summonare a gratis. Cioè ne usi 20 per fare la pescata e ne vinci 25, capito? Per esempio, quindi ne guadagnate 5. La pescata dopo costa 33 e ne vinci magari 38, quindi ne vinte altre 3 in più rispetto a quelle 5 di prima, capito? E via così. Ecco, quel giorno lì ero basso con le gemme. Qui c'è qualcosa che non funziona. Come mai mi implode tutto il team così? Che succede? Forse c'ho Miro, devo mettere Poseidon. Ecco, quel giorno lì, per riuscire a fare tutte e 8 le pescate, ci ho lasciato... ho comprato coupon, che con quelli ci ho comprato le gemme, insomma sono arrivato, era 120 euro di spesa. Vado a fare primo tiro da 10, doppia Atena ho beccato, capito? Atena non Saori, Atena per capirsi. E quindi quello era l'esempio che ti volevo dire. Magari poi altre volte che facevo, compravo le due cassettine da 300 coupon prima di andare, più la cassettina quella lì da 2 euro, e pullavo, magari la trovavi in 200-250 spari. Comunque, morale della favola è tutta a culo, non...
Non c'entra niente. Ridimmi per favore il modo per scaricare la tua versione appena puoi. Oh, un pacco di spaghetti e una scatola di pomodoro li compri. Velenosi anche quelli, però, con 2 euro, eh. E sì, te la dico subito, la colbezzola. Appena ho finito il fight, perché ho paura che se mi parte in auto, perdo male. Sempre che non perda ugualmente. Perché mi sa che qui è meglio se vado con... No, vabbè, dovrebbe essere fatta. Non so perché ho dovuto fare in manual. E in automatico mi perdeva, comunque. Marine è bassa. Marine bassa non deve morire. Ci esco con tutti bassi. Vabbè, allora... non so se tu sei su Android da telefonino, intendo, o tu sei da BlueStack. Comunque devi venire qui. Cioè, vai su Google, su browser, e cerchi Up2Down App Store e ti installi questa applicazione. Signori, tempo a disposizione finito per me, buona serata. Ciao frati, buon divertimento con tuo figliolo e buona serata anche a te. 2 euro sono 20 con la DOR, eh sì. E lì sì che ti ci levi la fame con 20 con la DOR. E, comunque niente, una volta che ti sei scaricato questo Up2Down App Store, ti cerchi Saint Seiya Awakening, non Saint Seiya COTS, con la scrittina GT, mi raccomando che ci si veda la scrittina GT, perché ce ne avrai un'altra con una scrittina cinese gialla con sfondo rosso, quella è la versione Tencent della Cina, è tutto in cinese. Poi c'è Saint Seiya Awakening, che è questa qui, l'icona, e poi c'è Sensei COTS, Awakening COTS, K-O-T-Z, Knights of the Zodiac, che c'ha sempre GT, però è la versione che praticamente ti sei scaricato dal Play Store. Quindi te devi prendere Awakening e basta. Poi, come avevo fatto vedere prima, se vai in informazione versione, così, ci trovi il nome del file che finisce con S-E-A. .ssk SEA, e questa è la versione dove si gioca noi. Però io sono sul server 31 Opiucius, siamo, perché c'è anche Timothy, però ti avverto che si sta, l'hai visto oggi, si sta trasferendo di Gilda, e quindi lì non lo so, insomma, c'hai altre 4 persone ancora avanti, premesso che io penso di entrare domani, quindi ti posso promettere l'entrata immediata. Però nel frattempo potresti entrare nella Gilda che che avevo creato io, che è ancora lì, perché ci sono ancora persone dentro, appunto. Questa è brutta. Qui ora è una situazionaccia, perché mi sa che sono troppo basso. Ok, siamo passati. Sì, il nostro è un buon server, comunque, è vero. Già da Yagmoth c'è molto di peggio, e non so mica. No, alla fine non riesco quasi mai a beccare Yagmoth su Sensei, lo becco sempre su Magic. Però potresti intanto andare nella legione, quella lì, Ita Saints, che ho passato la lead a Krogar, qui del Discord, ti si prende all'istante lì, e poi appena c'è il buco qua, vieni di qua. Comunque oggi con Scilla a posto di Milo nel Legion Boss ho fatto 96 milioni. Ma con gli altri... Mi manca il resto del team per capire. Vabbè, se Dio vuole si dovrebbe essere finita. Sì. Finita la Masei Tower, per fortuna. Così fino al prossimo lunedì non se ne parla più. Per far proccare prima le ali a Radamantis e poi mena comunque più di Milo. Ah, ok, perché c'è Radamantis già.
Ma Golden Arrow 6 ti fa cagare? Perché ti ricordi che avevo fatto vedere il video di Setona con Golden Arrow 6 e non mi ricordo più chi. Pesci, i soliti miei, pesci, Rada, Seiya, Luna, Daedalus e Scilla. Ti fa cacare assolutamente. Boh, io non ce l'ho più fatta a pigliarlo Radamantis, se non l'avrei provato. Piuttosto Shura Awakening in futuro sarà OP nel Legion Boss. Sì, ma resta da vedere. E mi pento di averci dato 7 copie. Resta da vedere se convive Yiki con Radamantis. Perché se non puoi farlo convive, bisogna vedere se fa più danno Radamantis o Yiki. E se fa più danno Yiki, ti batti sulle palle Shura e compagnia bella, capito? Allora, se l'ha detto l'Athena Trial. No, ma aspetta. Possano convivere nel senso che non gli fa caricare le ali al nono turno. Quello intendevo, perché quello è chiaro che lì ce li può mettere insieme. Già Radamanti e Shura, sei a Luna Ikki. E hai un altro slot, ma va Shura se critta 7-8 colpi a turno, penso con la carica al massimo di turni da solo. Ma Shura non critta mia 7-8 colpi a turno, E primo attacco fa 3 attacchi come lo Shura non Awakened, Il secondo round fa 4 attacchi perché ha una stack. Il terzo round ha 5 stack. Però magari sì, dopo al secondo round ha 4 stack Radamantis a quel punto, presumo. Giusto o sbaglio? Ma va, ne fa un milione di attacchi. Allora hai detto simbolino GT, Asia e che altro? Niente, nell'informazioni versione controlla che ci sia scritto nel nome del file in alto Saint Seiya SSK Seiya alla fine punto SSK Seiya. E l'arena delle skill l'ho fatta anch'io ieri, ma è già Awakened lui comunque. No, mi pare che sono 3 attacchi. Poi leggi la skill. Al primo, dopo il primo attacco, che muoia o non muoia, ti va a 4. E poi 5 e poi a seguire. Non sono sicuro, visto che tira miliardi di attacchi ora, non sono sicuro se non sono sicuro se ammazzando qualcuno ti dà la stack del turno perché hai attaccato e in più ti dà anche la stack perché è morto. Questo non ci ho fatto caso. Non te lo scarica. Come te lo scarica? Ah già, è vero, dava un errore. Hai ragione, dava un errore. Cara puttana. Ci avevo riprovato l'altro giorno anch'io e dava un errore, hai ragione. Cazzo. E allora lo devi prendere da un'altra applicazione. Sono rincoglionito, scusa Colbezzero. Sono rincoglionito perché l'altro giorno l'ho cancellato per errore dal telefono mentre facevo la pulizia. E l'ho dovuto me lo sono dovuto addirittura copiare dal chiaramente non c'avevo tempo da stare a perdere, c'avevo da andare al lavoro. E me lo sono dovuto copiare su una
Cioè, attaccare il cellulare al computer e tirarci dentro il file che avevo scaricato di DoubleStack al tempo. Perché sì, me l'avevo scordato, me lo faceva scaricare. Ah, è partita la 20ª volta. Ah, ok, meno male. Ho visto se farsi l'una su di lui già fai 8 attacchi e turno dopo 7, l'una 6 vanno incastrate le energie, ma si può fare come line up. Si è ricontrollato ora. Oh, che ti devo dire? Ti ho detto, a me mi sembrava che ci voleva, era così, però è stato facile la 3-0. Ci ho avuto un po' più problemi su Virgo, però sure è stata talmente facile che me lo sono già scordato. Più che altro Shura con ventiero di coupon doppi te lo fai garantito, secondo me, con le cassettine a 300. Sì, però sinceramente io di buttarli per, anche se è 20 euro, però di buttarli per farmi Shura Awakened, preferisco buttarli per delle gemme in più per far il fortune cut, capito? Lasciar così Shura se era Milo potevo ancora capirla, ma Shura non lo so, non mi sembra worth da fa, poi magari mi sbaglio. Ma penso ne abbia crittato un colpo. Ho capito, non shoppi più per il coupon, però come le pigli le gemme quando hai bisogno di gemme? Se hai bisogno di gemme, che fai? Salti il banner perché hai bisogno di gemme, perché non hai gemme e non ne compri perché non hai il coupon doppi? Server 31, sì. Opiocius dovrebbe chiamarsi. Opiocius, comunque che linea c'hai che hai già finito, cacchio. Sei nel futuro anche te, l'unico stronzo che è all'età della pietra sono io ancora. Salto il banner, shoppare coupon normali è una rapina. Probabilmente è un altro errore che ho fatto io. In caso ho shoppato lo stesso anche se non avevo più coupon doppi, per non saltare il banner. Effettivamente Athena la potevo anche saltare, la potevo in caso pulla poi ora, però alla fine ho avuto anche culo, perché per Athena sì, mi è costato di più, però l'ho trovata subito, quindi mi sono potuto conservare un po' le gemme. Shura dalle mie parti indica una signora matura, anche se ben usato alle volte con le ragazzine. Eh no, qui Shura è Capricorn. È milanese brianzolo come te. Anche da me si dice, ah. Finito 500 di stamina nelle side, sono arrivato alla 24. Ma è worth anche quella cosa lì? Perché io a un certo punto avevo provato a iniziare per cercare di, appunto, di recuperare un po' il terreno, però mi è sembrato veramente sprecata rispetto a andare a tirare un Astra Space o un Epic Ruin e via discorrendo. E quindi dopo poco mi sono ristoppato. Io sono relativamente vicino a Milano, quindi ci sta che si usi pure qua.
modi. Potevo dare da 2 ore doppio turno a Ade, forse si era già finito. No, vabbè. Stage 3, ma sono al 61 stage 1, che dici? Vabbè, comunque al massimo arrivo qui. Attenzione, funziona anche il taunt. Voglio forse me lo si attaccavo Jabu. Allora Ice Crystal Seed. Bisognerebbe dirne anche a Ben che venga qui. Se non è troppo avanti col suo account. Timore Isaac, cazzo. Timore Isaac è morto anche coso. E Ikki è più di là che di qua. Brutta storia. Merdissima, direi. Ok, che qui mi muore almeno Cassiopeia. Tocca far così. Il 28-33-97 non so che sia, però la versione è quella. Ma che vada, quando l'hai finita di scaricarti ti fa l'aggiornamento. Bello, hai il circuito a 2 passi da casa. Giro, vediamo un po' a farla così stavolta. Che ti nascondo. Tanto Jabu. Si depotenzia lei. Ice Crystal Seed, vediamo chi mi becca lo stun, però. Mamma mia, Poseidon. Ok.
Chi cazzo curo? Icky o Poseidon? Curo Icky, Poseidon. Icky, potarsi che si refu. Niente, troppo danno, mi si fulla. Tauntaun ha funzionato, ottimo. Sei un cretino, non ecco Kreios. No. Sei un deficiente. Sì, ecco Kreios. Ma come è possibile che tu sia un distrozzo nella tua vita di merda? Non capisci un cazzo, porca troia. Il sergente Rico. Che cazzo stai indietro con un gruppo di stronzi? Non ti fanno un control, porca troia. Cretino. Porca puttana, hai fatto venire peggio mal di testa. Sei uno ti odio, porca puttana. Ti odio, Cristo. Ma che cazzo ci stai a fare dietro? E lui è un grande giocatore che arriva sul canale e si merita che parta l'audio. Sì, a settembre quando c'è la gara è un disastro sta città. Però ha aperto lo streaming ma si scorda il saluto, il caprone. Qui c'è il rischio però, perché se un arc mi va su lui me lo congela, no, cioè me lo pietrifica. Triplo, attenzione. Quest'Ares è inutile, cazzo. Porca troia, è già morto Jabu. Triplo su un Milo. Jabu muore. Così. Muore anche Seiya. Ah, mi ha congelato ora, la merda. Trenna congelato, visto che è Awakened. Oh no, no, 20%, no. Non mi ricordavo ne congelavi fino a 3. Vabbè, round 2, lui, tanto la pietrifica me lo fa skill uguale su quelli che usano più di uno di energy. Attacchiamo che va, che hai già da 2 stack. Sta scaricando una patch, ok. Fammi cascare il telefono a terra. Mi fa restrict su Ade, mi sa. Beh, comunque è fatta, eh. Possibile che quei due mi abbattano. E mi sa che finiti try mi butto su Star Wars e fa un paio di partite. Ciao Holland, buonasera, bentornato da me e dal piccolo.
Ah, ci avrei ancora due, quindi 61 stage 3. Ma lo scalino è 63, oddio. Li faccio, un li faccio, non so neanche io. Ma l'audio che parte è una sua incazzatura? Cioè, quello che urla nell'audio è lui o l'hai preso da qualche parte? Quello nell'audio è un folle. Anzi, un folle. È un disgraziato, come potevo essere anche io qualche anno fa. Che poveraccio si impegnava a bestia nei giochini, però la gente lo trollava male perché lo pigliavano per il culo apposta. A fare tutte le cazzate per sentirlo un cazzà e a perdere partite di PvP, capito? Però no, non è lui. Però siccome lui dà questo qui nell'audio, dà addosso a della gente scarsa, e quindi quello che è arrivato è uno scarzone, e quindi non ho messo l'audio, capito? Per svegliarlo, per dargli bentornato. Meno male ho messo la scritta al Seed sui gemi. Bravo. Le botte che ha già preso. Ma guarda, c'è un po' di roba differente tra qui e là, qualche evento, capito? Quindi non... Azzo, si è perso, mi sa. Se skilla Sirio, si è perso. Oddio, forse no, però 6.009. No, ce l'ha fatta, 10.000. È diverso, Golbezzolo, qui siamo avanti di 3 mesi rispetto alla versione quella lì, E siamo indietro di 3-4 mesi rispetto alla versione cinese. Per quello t'ho linkata anche la tabella cinese. Perché poi vede qualche informazione su personaggi che verranno fuori e quindi in caso sapere un po' più come muoviti, capito? È un po'... le prediction di Footbin, per intendersi, ok? Del team of the week e eccetera. Solo che qui è sicuro che ti devono uscire poi quelli. Non sai la data precisa, perché in teoria doveva uscire domani un nuovo personaggio, per non esce. Però il prossimo 99 su 100 è lui, e quindi sai già che manca, cioè ti metti da parte materiali magari per questa settimana ancora, e poi la prossima sai che ci avrei da usarli su di lui, no? Ho capito, ma Natale è Natale, non cambia mese. E non lo so. Quello non so che dirti. Mamma mia la bomba che ha tirato su un coso. La bomba che ha tirato su Sirio. Io un po' di crit glielo darei a questo Milo Timothy, però. Perché se tira una bomba atomica così... Mercoledì Pandora, speravo mettevano già Iki. E la madonna. L'Ombia sul Discord mi gira le palle perché mettano già anche Pandora. E te invece volevi addirittura già Iki. E comunque sia...
la cosa importante secondo me è che Pandora te la mettano e la aggiungono subito al pool, nel senso che te, anche se esce dal banner, tra una settimana ancora la potrai continuare a trovare. Quella è la cosa veramente importante, perché qui non si può fare e io ce l'ho ancora 1-1-1 perché non ci ho tirato libri. Anche secondo me stanno rovinando il global, sfalsano i meta facendo uscire tutto in fretta, non fa in tempo a far niente di buono. Magari loro pensano di tenerlo più livellato così, perché chi cioè fa più stacco fra chi mega shop e chi no, e per chi no è più combattuta, magari pensano, perché non riuscendo a far un cazzo su nulla non riesce a lavorare bene su nessuno, e quindi magari pensano di farla più combattuta, che ti devo dire. Oppure semplicemente vogliono fregare più soldi possibile alla gente e via. Ho rinunciato a capire che mi gira nel cervello a questi. Ma non fai in tempo manco a farmarti i cosmi. Late Sense e livello 80, PG 9 rotti ogni settimana. Han pianto troppo, si vede, e quindi li vogliono far recuperare. Che ti posso dire? No. Vabbè che c'è il loro Isaac, però più che altro sono l'ottavo senza le skill, il resto si fa. Beh, le skill non ne fai ugualmente, perché cioè, se ti esce una Evil Saga e non lo fai lo stesso, nemmeno qui. Cioè, alla fine a un certo punto c'è talmente tanti, cioè ti chiedono talmente tanti libri che non puoi farla in nessuna maniera. No, i cosmi non li puoi fare come si deve per tutti quei PG. Ma nulla puoi fare come si deve, ma tra un po' nemmeno qui. Sui tentacoli l'ice crystal seed, peccato. Vabbè, morto. Vabbè, comunque con questo team ho trovato una mini quadra, riesco ad andare abbastanza avanti, eh. Infatti sul gruppo Facebook non ho visto un PG messo bene in 400. Sa che quella che fa più male è lei. O che farà più male. Te dici che col tuo Hornet Snake era morto Black Dragon?
Io non lo so, sinceramente. Sicuro? Allora lì rimetto il tuo Orne the Snake a Saga. Semplice. Primo giro di menata, il tuo Orne ti dà una cosa come il 40% in più d'attacco. Ma e quindi perché si era messo il Daffodil, scusa? Doveva essere che anche il Daffodil rendeva tanto, perché perdendo tanta vita e Saga diventava di più del 40%. Ah, da 18% d'HP il Daffodil, già giusto. Sì, perdi un po' più di danno, però ne guadagni in vita. Il danno che magari perdi col tuo Orned sul trigger lo guadagni poi col getto dopo, quindi insomma. Bisognerebbe capire quello, quanto, se lo recuperi tutto o meno. Comunque ragazzi, Milo Awakened è bello. Ciao Kiki. Se sei uscito verso le 12, già stasera puoi entrare facendo richiesta. Ok, dovrei aver finito i try, perfetto, siamo davanti a Mu. Va bene. E vediamo un po' qui. Ok. Cattro, fammi vedere qui se ho fatto tutte le cose. Atena. Ah, non ho fatto le summon. Via, si va a summonare sull'indizio. Luckier, Trico Selection and Luck. Facciamo qualche summon normal. Bestia, subito Kraken Isaac. Ah, il banner golbezzolo lo riconosci anche perché ti si illumina poi così, dorata, di viola, di blu, insomma. Rispetto a una costellazione che non è in banner, ti rimanerebbe così. Questo è l'orologio che ti dicevo comunque. Ma prima, il primo shell ti dà 30 diamanti, ma io non vorrei sciarare Tethys. Vorrei sciarare qualcosa di meglio, sinceramente. Un altro orologio. Andiamo sull'orologio allora. Che cazzo ti devo dire? Oh. Allora, se vuoi che sparo da orologio, sparo da orologio. Niente, non si è trovato niente, le tre giornaliere si sono fatte, l'orologio del resto è sempre in retap. Sì, sì, andiamo a sega. Una bella secco tostan luna. Sì, mi avevi scritto, tu hai dato i nomi di noi che devono essere accettati domani.
Pigliamoci le 50 di stamina, cosa che non beccavi nel global, se non erro, golbezzolo. La 50 di stamina. Eccolo! Attenzione! Eri con Ramone in questa 30 minuti. Quando ci si becca, mierdas. Non lo so. Ah, no, perché ho visto aveva aperto lo stream, mi era partito l'audio speciale dedicato a te. E poi sei arrivato ora, allora prendi Ramone. Auto, non ho davvero voglia di farlo a mano a questo, Tony è il mio cane per la gente in canale. No, no, Tony. Tony è un portoricano con un diametro che il microfono non è nulla. Io ho sempre trovato il PG da banner usando il proprio dorato. Ah, sì, sì, ma di solito sparo anch'io sul banner. So che è solo questione di culo, ma ormai faccio sempre così. Mi è andata bene con Araya, Poseidon, Shion. Sì, ma io ho pullati quasi tutti lì. L'ho pullati. Ultimamente sto sparando un po', ti ho detto, su orologio anche. Da Icky, da quando è uscito Divine Clot e Icky, ho fatto qualche sparo anche su orologio. Perché tanto avevo sparato solo 800 Advanced Gem per Icky, ho detto, ma qualcuna facciamola anche così, dai. Tanto... Ma quindi Intel che? Fammi andare a vedere PC Part Picker. PC Part Picker CPU. Mi è rimasta ancora vero per il mio, boh. Vediamo un po'. No, Intel. Sì, direi che LGM è l'unica altra. Domani però resetta, posso pigliare qualcosa? Solo fiori? No, la polvere, oh Gesù. O fiori o polvere? Pigliò fiori allora, cagher. Ah, mi dici Timothy, ma secondo te questo qui, quando ci ha acclaimato, è worth? Secondo me no. Per 2,99 una shard... una gemma e 300 diamanti, 300.000 di exp. Non so se è worth. Te lo pigli? Non è worth, ok. Allora, ma famo dopo, dai, comunque andrei su Intel più Corsair e MSI scheda madre è buona. E sinceramente il raffreddamento è sprecato. E allora si fa così. Ma quale volevi prendere allora? Quale si era visto? 9005, giusto? Fammi delle foto. Fammi vedere le foto. Scommetto non hai guardato un video di Gamer Nexus. Allora, questo è il 9004F e il 9006K. Quindi... 9600K o 9400F? Io andrei col 9600, anche se costa 70-80 euro di più. Dimmi te. Non sarebbe worth neppure su Global. Che vuol... neanche uno dei video, chiaro. Via, costruire computer con creione. Questo o questo? Io andrei con questo. Lo ripeto. Sono saliti i prezzi, ora 612. Quando ti ho fatto la foto era 550. Cazzo è successo? Lì 999.
possibilmente prima che mi finisca lo streaming, Crayone. E qui purtroppo non si piglia questo, perché io 4.000 coupon così a cazzo, anzi 3.500 così a cazzo, ora non ne piglio. Lo potrei fare, eh? Che dici? Qui mi ci vuole il consulente. Lo sparo? 3.500 coupon di... 3.500 coupon di pacchettini. Questo il coupon large pack 60 gemme, piglierei quello, perché se non ci arriva a 3.500 con 2 da 300 e 2 da 800. Beh, se li hai è worth, tanto prima o poi li shopperai, shoppandoli ora almeno becchi quelle reward. Sì, quello sì. Allora, vediamo un attimo il tabellone che dice. Nel frattempo quell'altro, ma non abbiamo detto che ci si beccava su Discord? Ho capito, eri qui, volevo attaccare Star Wars dopo. E facciamolo qui, no? E ti vergogni che vedano quel che vuoi pigliare, no? Capito, che ti frega. Le cose te le ho dette tutte al telefono l'altro giorno. Poi così magari c'è qualcuno che ne capisce ancora più che di me e ci dà un... ci dà anche qualcosa di più. New limit, 3.000 avessero preso. 5.800 si era preso, 300, 800, 4.000. E allora decent questo. Perché 300 più 800 diventa 600 più 1.600, quanto fa? 600 più 1.600 fa 2.200. Meno 3.500, mi mancherebbe 1.300 coupon. E non c'è nient'altro che posso pigliare quella cifra lì. Basic Gem Pack, 450 coupon. Mi dà 30.000 di gold, 10.000 di exp e 6 gem. Mi scoppia... cioè mi scappa da ridere. Io piglierei questa a sto punto. Growth Home Skill Shard, io piglierei qui. Quello da 4.000 e taglio la testa al toro. Che dici, Timothy? Aspetta domani per spenderli, che escono magari le box golose. Ma domani mi finisce l'evento. A regola, eh. Fammi legge. Finisce domani. Cioè, stanotte alle 11 quando resetta, perché alle 5 del server. Lì il discorso. No, qui non è shoppare coupon. Qui è spenderli. Spend. Non è shoppare. Se no c'ero già rientrato nello shoppare. E l'avevo già fatto 24.000. Comunque ripeto, 9.600 o 9.400. Io andrei con 9.600. C'è qualche esperto di informatica che vuole dire la sua? Ma fregato, pensavo che erano le Refine Stone. Stavo già godendo. Oppure per la tua gioia potrei comprare un catino di Capricorn. Limit 10. No, perché potrei fare 10 di queste e poi 2 da 300. Questi qui. E avrei speso 3.600 coupon. Basterebbe per raggiungere la cifra là del 24.000. Però mi sembra una cagata paurosa. 10 scatoline di Capricorn. Mi sembra molto più worth quella da 4.000 coupon.
No, è che sto FK. E allora stai FK, si farà più tardi. Vai tranquillo. Se non vado a letto. Secondo me sono più worth delle pool, tipo una la prenderei per vedere se escono anche gli altri pezzi. No. Che altri pezzi? Gli altri pezzi... Qui ti esce pezzi di Capricorn, non penso proprio che ti esca un pezzo di Virgo, eh. Se esce, esce Capricorn. Io ho visto dal video di Arwezzo che comprava due o tre di queste e ne è uscito due volte il solito pezzo di Capricorn. Però io non voglio puntare su Capricorn, per me non è worth Capricorn Awakened o rusharla a quella maniera, secondo me. Preferisco avere 60 spari in più per il Fortune Cut. E più che altro qui, Tusculi qui, 6x3, 18, fa 18 shard, eh? Non ti dico 5, 3, che intanto esce tutto da 1, quindi ne fai 6, però diciamo da 6 a 8 shard le chiappi qui. Chiaramente il pezzo forte sono le gemme, non le shard, eh? E poi noi... Humming Beard Staunch o Book of Feeling, lol. L'anno prossimo magari, non so cosa sia. Ah, l'anno prossimo ne becchi 18, ok. Boh, non lo so. Mi sembra più sprecato questo week, che ti devo dire. Io andrei con questo, sinceramente. Ufon Mid Pack, come lo classifica? Scusa, quello da 2005. Classifica anche lì uguale. Però 2,52. Il top, allora 2,70 di ratio è quello lì da 4.000. Se no, quello da 800. Se no, quello da 300. Ma siccome ti ho detto 2 da 800 e 2 da 300, mancherebbe poi 1500 coupon che non mi posso spendere da nessun'altra parte, perché non c'è niente che vale così poco. Ci sarebbe coupon basic gemme pack, ma cazzo, per 6 gemme lasciarmi 450 coupon mi sembra una rapina. E poi a ratio 2,40, allora io compro questa e vaffanculo, via. Ci ho già pensato anche troppo. È tempo di soffrire. 5 shard rifatte e via. Poi si compra le shard anche qui. Tanto i diamanti non mi servono altro per ora. Però mi hai detto una cosa, Timothy, quando si ragionava prima. Ah, si è fatta anche un livello Fighter Medal. Cosa ho fatto? Ah, resettato uno. Ce n'è 200 da fare. Oh, che c'è qui? Ah, le shard di Dokara Yashiki Oshin. Bella merda. E non mi hai detto una cosa che mi sono riscordato, porca troia.
Ok, ti volevo dire che mi hai risposto. Cosa riguardo alle 1000 diamanti che ho usato, mi ha fatto venire in mente la cosa lì. E niente, è andata, non me lo ricorderò mai, non me lo ricorderò mai più. No, non era la Saint Arena. Sta un Choaming Bid, tanto. Era qualcos'altro. Non me lo ricordo, via. Non me lo ricordo più. Bello, doppio CDF tutte e due, godo, godo. No, nulla, via. Più ci sto pensando, meno mi... più proprio... ah, era quel... no, no, un'altra SS CDF. Oh, devo uscire buono qui, dai, compenserà qui, compenserà qui, mamma mia. Oh, su 6 scatoline tutto uno tranne uno che ne ho trovato due, maledetti bastardi luridi. Maledetto Gesù, non mi riesce a ricordarmelo, non mi riesce a ricordarmelo. Prendiamo un po' l'inshrine, la merda, si andrà di Astra Space. Io dopo che ho scalato un tomo blu intero dalla ruota del ritorno sul gioco non chiedo più nulla, ruota scriptatissima. Oh, non ho fatto la Pop Treasure. Non ho fatto la Pop Treasure oggi, porca troia. Golbezzolo, ora ti sto per di un'altra cosa che devi fare giornalmente. Appena te la faccio usare in nave spero di trovarti. Senti, questi no, ancora stanno dormendo, vado a fare la Pop Treasure. Allora, ogni giorno, Golbezzolo, se devi venire qui, clicchi in... ah, ecco! Oh, ferma tutto, scusa. Non ho mai risposto prima, ma è worth fare... perché io sono rimasto qui, alla main 24, 21.4, la side... no, te l'avevo già chiesto prima, non ho mai risposto. Ma è worth? Perché a me mi era sembrato che usare la stamina per questa roba lì non era worth. E quindi mi ero rifermato dopo che avevo riprovato a farlo. Ma sono ex gemme stelline. Sì, lo so. Ma è roba dell'Astra Space in meno, Epic Ruin in meno. Io la main l'ho sempre finita. Ok, quindi l'hai fatta, però non hai la minima idea se è worth o meno. Ok. Boh, la potrei usare qui per andare un po' più avanti. Ora con 500 di stamina sulla side ho fatto 8 milioni di exp. Ma con 500 di stamina quanta Astra Space beccavi di roba, capito? Ti dà più exp dell'Epic Ruin.
Sì, ma io l'Epic Ruin l'Exp non la piglio, perché non vado a usare la stamina nell'Epic Ruin, se non quella che compri qui le quattro volte con l'Underworld Invasion. E io la stamina la uso tutta sullo Astral Space o Shrine, in caso, capito? E mi era sembrato che era più volte che fa queste qui. Comunque, vabbè. Allora, Golbezzolo, riparto. Ogni giorno clicchi party, poi vai su party lobby, ti sa tappare più diamantini e cose, ci sta almeno la main da fare, ok. Vieni qui, chiaramente vedrai meno cose perché dovrai sbloccarle inizialmente. Devi fare, non mi ricordo da che livello si sblocca la Pop Treasure, però ogni giorno vieni qui e ti dice, vedi, today advanced treasure join attempt remaining uno di uno. Quindi... Ah, lol, eri te. Questo è Timothy, che mi ha rimosso. Maledetto, maledetto, fa anche il troller. Ecco, e devi puoi fare ogni giorno una Pop Treasure Advanced di un'altra persona. Te, se hai materiali, ne puoi fare anche 1000, però qualcuno mi aveva detto che più ne facevi, meno ricompensa beccavi. Quindi ricordati ogni giorno di andare a grupparti con qualcuno, non te proprietario della mappa qui, del tesoro, della pergamena, ma quell'altro la deve avere. Quindi andando in party, Pop Treasure, e fai quick join, aspetti un attimo, non così poco come ora, aspetti un attimino e ti grupperà con qualcuno e fai la Pop Treasure Advanced Map. Perché in ogni Pop Treasure Advanced Map qui, Advanced Treasure, c'hai la possibilità di pigliare le shard dei libri blu, cioè delle skill book. Capito? Quindi ogni giorno dovresti farla, visto che hai un try. Poi la puoi ripetere all'infinito, però non ti dà niente, ti dà cuori. Mentre se la apri te la stanza perché usi i tuoi materiali, che sono difficili da trovare, almeno inizialmente, ne troverai pochi, allora quella la puoi fare finché ne hai. Se ti hai 10 materiali la puoi fare 10 volte, e t'ho detto, mi hanno detto che se la fai una volta ti dà un po' di ricompensa, se la fai 2 volte te ne dà meno di ricompensa, se la fai 3 volte meno ancora. Vediamo se ci dà le stesse reward, dubito. E quindi ricordati di farla, perché vedi, ti dà, porco di Gesù, 7 skill shard. Porca troia, mi ha dato più quello che il costo da 4000 coupon. Ora vedrai se e oltretutto ti può dare anche un saint già creato. Potresti dropparci anche un saint. C'è qualcuno che ci ha droppato uno Shura lì, al tempi. Sul Discord di Androli misero la foto che aveva droppato Shura. Forse proprio Omris. Comunque, vedi, ora mi dà 0 di 1, quindi se io vado a ricodarmi non becco reward, becco cuori. Ci sei ancora col Bezzolo? Te ne dico un'altra a caso. Da fa ogni giorno. Ma stiamo scherzando? 7 shard sono soldi. Ah, te ci ha droppato Mu. Ok. A bestia. Allora, un'altra che dovresti fare tutti i giorni sono le Mirage Invasion. Mirage Invasion di questi qui. Allora, i più validi secondo me sono... Oh, chi è caca? Non si sa. Algol. Allora, i più validi sono Isaac, June, Yuzuria, Jamien, Shun, Seiya, più che altro, e Yoga. Il top di tutti è June e Seiya. Ok? Kakashi del Milan. Poi sarà Kasha, come cazzo si pronuncia? E non lo so, andrebbe messo in coda e vedere quando prima o poi qualcosa appare. Perché per esempio Graves era June. Per ora c'hanno... Ehi, cancel il match. C'è venuto scritto June, perché ti ricordi c'era scritto Graves. Quindi, qui hai 3 tentativi il giorno, ok? Quindi, come mai devi venire a fare questo?
che ora non lo vedi, mi regge in vese, o comunque una stanza, ci entri, perché qui ti dà le shard di Seiya in questo caso, ok? Con le shard chiaramente poi arrivi al summon, e il summon ti serve per alzargli poi le skill, ok? Premesso che le skill a loro gliele alzi easy, perché questi qui ne trovi tanti poi summonando per il Cavaliere d'Oro. Però intanto ti porti avanti col lavoro, ok? Facendolo 3 volte al giorno. Poi ti capiterà che uscito da Epic Ruin, uscito da Dimension, in futuro uscito dai Titan, ti dropperà, ti verrà qui vicino, in questa zona qui, Mirage Invasion. Quello vuol dire che ti è poppata a te, quella lì per le shard. Quindi di quelle ne potresti fare anche 1000 al giorno, se ti poppano 1000 volte, ok? Così come appunto ti dicevo l'Advanced Pop Treasure Map, che c'è la Common, che ogni mappina, io ce n'ho 81, ti dà 10 di stamina e altre robe, mentre l'Advanced Treasure va in base a questi materiali. Io il materiale meno che ce n'ho è 12, quindi ne potrei fare 12 di fila volendo, capito? Queste sono quando lo apri te. E infiniti try finché hai i materiali. T'ho detto, però dice che pigli sempre meno reward ogni volta che lo fai. Mentre in gruppo, entrando in una mappa di qualcuno, la puoi fare una volta al giorno e falla, perché hai visto, ti ha dato 7 shard, che è tantissimo, ma è successo, però mi ha portato culo forse. Time, non sapevi cosa delle shard di June, eccetera? Chiedete, non posso ricordarmi tutte le robe. Non posso ricordarmi tutte le robe. Poi punizione, perché se venivi in Tip and Tricks... No, c'è scritto, cazzo, mi pare che c'era scritto. Ah no, eccolo qua. Daily, 3 per Day Without Stamina, Mirage Invasion, Party Lobby, Shard of Character You Want From Shun, Jun, Seiya, Erda, che sarebbe Cassiopeia, Yuzuriya, Yoga, Isaac, Jackie, Jamian, Algo, Iki, Firebird. Quindi bocciato, non guardi le tabelle. C'era scritto che ogni giorno devi fare queste cose, dovresti fare queste cose. Ah, tra l'altro ci avrei da splittare per pigliare l'exp. Vabbè, se summoni tanto non ti serve un cazzo, perché è chiaro che trovi tante copie di June, di Jamian e via discorrendo. Però per chi è più free to play e inizia, magari non scula June, così ci arrivi a fatela. Io June all'inizio non la trovavo, mi ricordo. Ah, però non ho fatto vedere quando vi faccio vedere la tabella, però vabbè. Un avanzo di gem, meglio che nulla. Ma alla fine ti ha fatto il boss Lichon? No, se ti ha dato la reward, non mi ha dato nulla. Allora, io ci avrei da farne un'altra che mi sono ricordato e già scordato. Ah, ecco questa. Lo split. Shard. E là, l'altro skill Tom, mamma mia. Splittare un po' di Saint, però probabilmente avrò già tantissima exp che non mi serve, infatti. Ma questo è un book intero? Sì, non c'ho da splittare niente. La train hall anche si è resettata. Come la train hall si è resettata? A me ha dato 5 shard skill Tom, ottimo. Come ha fatto a resettarsi la train hall? Mi pare di averla fatta... La train hall dove c'è Shura, quella roba lì? I premi settimanali soliti.
Ah, no, l'ho fatta quella. Quella l'ho già resettata prima, quando si è fatto il try. Prima del fall try l'avevo completata un giro. Poi ho resettato, ho fatto the fight, ma... Con calma. Sarebbe da vedere se riesco a pigliare il librino. Vediamo un po'. Però ho paura di no. Ho paura di no. No. Non c'è nulla da spaccare qui, gente. L'unico che si potrebbe spaccare è Nebula Shun, però io non me la sento di spaccarlo. Quanto mi darebbe poi? No, ma non basterebbe nemmeno. Mi dà 20, serve 36. Non ho trovato un Krishna. Mi pare di avercelo un altro Krishna. Allora l'ho spaccato già. No, niente. No, che sei matto? Aldebaran, ora c'è il repair, OP, colibrino, No, io questi non ne spacco. Aldebaran, Shura, Toro, non ne spacco. Neanche Okamus, tengo tutto. Questi li tengo, non si sa mai. Leo. Sì, fanno cacare, però me li tengo, non so. Vedi, ora te ne stai pentendo di non averlo Shura. Di averne shardato 18. Vabbè che ti fa una sega, no? Però... io ce l'ho 1-5-2-1 e quindi nulla. Quindi è lì. È un no uso. Ciao Yagmot. Quindi no, nulla. Ho fatto tutto. Non c'ho altro da raccattare. Non c'è altro da raccattare di libri blu né nulla. Mi manca quelli di domani, del Tempio di Ade, che dovrei arrivare a 2000 di merits, e quindi non c'ho da fare altro. Allora via, mi farò un po' di side story. L'avrei provato 2 giorni, ma me ne sbatto il cazzo. Ah, di Shura l'avresti provato 2 giorni. Ah, ok. Ah, quindi l'avresti provato 2 giorni, mi la faccio a 10 cassettine. Maledetto. Nonno, anche tu tieni le copie di Aldebaran e merda del genere? Dinni di sì che non si butta via nulla. Gli si alza le skill con quelle copie lì. Dillo. Ho tutto, ho 11 Sorrento femminili. Bravo, Dio, boh. Ora il Sorrento, sì, no, il Sorrento l'ho usato anch'io. Non l'ho spaccato, ho spaccato solo, che si è spaccato? Krishna e Kaiza, forse. Basta, non ho spaccato nessun altro. Stile America. Ma non è vero che... perché io c'ho già un bel Virgo Awakened ora. Non è questione di... dove lo? Fondo cazzolo. Cioè, ce ho già 1-3-1-3 e posso alzarlo un'altra skill al 4. E non avrei dato una lira, era un CS eccetera, è uscito il repair, funziona bene lui, ancora di più. Capito? Io, boh. Se era A e B, sì, ti avrei detto di sì, ma questi qui non me la sento di spaccarli. Comunque, gente, tendenzialmente nei gacha game a un certo punto mettono le lavatrici, quindi non voglio rischiare, anche... Va bene Virgo, neanche lo aspettavo. Io sono Aldebaran, Shura, Sorrento e pochi altri. Pop, Shun, Andromeda, eccetera, li ho tenuti. Ah. Beh, hai tenuto Shun, cioè Nebula Shun hai tenuto e hai aspettato Shura. Già di base era più merda Nebula Shun, secondo me. Comunque non li userò mai. Sì, ma t'ho detto, neanche io. Però appunto, posso ammettere quelle robe lì. Va tenuti. Allora, a me mi dispiace infinitamente. Mi dispiace infinitamente che è arrivato Yagmoth proprio ora, perché volevo attaccare Star Wars The Old Republic io. Sembra quasi di farla apposta che arriva lui e cambio giochino. Perché mi fa schifo chiaramente quel giochino lì, no?
però a sto punto senti, siccome mi è arrivato da mangiare, facciamola, facciamo che non ingollo merda mentre gioco, cioè che non mi va di traverso, facciamo un po' di side story, ecco, così te la chiedo anche a te, facciamo non ci sono sul Cina, sì, vabbè. Facciamo che mangio mentre si fa la side story, così Yagamot è un po' più contento. Se qua ci vanno vicini sto... Ah, aspetta. Boh, su Tsubasa erano 5S per 1S random. E sta... Una skill tom ogni 7.2S60. Che schifo. Sì, 5 Aldebaran e trovi un Aldebaran, sì, non è worth, direi. La rottura di caglio, shardi quando vuoi. Il problema è che... il problema è che più di una alla settimana di libri non ne puoi comprare, capito? Quindi anche se te in una settimana poi fai 50.000 materiali rosa, cioè capsuline rosa lì, come cazzo si chiama, le provette rosa, scusa, e più di un libro a settimana non lo puoi prendere. E quindi magari poi ti tocca aspettare, però... Sì, io certa roba non ho shard neanche io, però... Comunque, la domanda... Secondo te è worth usare la stamina nelle side story e nelle main story piuttosto che in un Astra Space, Yagmoth? Perché io penso che non sia worth. Mentre Timothy mi dice che ci fai tanti diamanti, gemme... è finito tutto, lo sapevo, però era per capire se te ne eri reso conto, se ti poteva essere worth o meno, perché a me mi pareva che non era worth e quindi mi ero rifermato perché avevo già iniziato a provare a recuperare un pochino. Di farming nelle sfide, nelle side. Ah, sì, e non questa non ho capita anche questa.
come mai l'ast si stanno server cinesizzando in pratica. E da noi no. Come l'hai scritto anche in pagina che si muovano, che questi riniziano a buttare fuori un banner alla settimana se ne dici che si muovano. No, lo so, dai. E comunque non accumulo, perché arriverà il momento che ho talmente tanta roba che devo splittare per forza. Quindi sì, effettivamente forse, se non si fosse un pelino avanti con i personaggi, ora saremmo anche più indietro che del global su quelle robe lì, sì. Effettivamente su quello sì. Già ora 14 sbutti li ho visti? Beh, io ho paura che per aver accontentato il global noi diventiamo il nuovo global. No, il nuovo global non ci diventi. Perché prima era Dio Boni. Cioè, alla fine se mantengono così è worth lo stesso per le ricompense delle summon giornaliere, eccetera, faccio per dire. Quindi penso che il nuovo global non ti diventi. Comunque non ho le shard per finire Milo. Quante ne chiede? 20 per finire, ne ho 7. Ah, quindi da stamani niente, via. Summon. Poi te non cambia un cazzo se summon. Cazzo dico. Questa è brutta. Avere 7 shard è brutta. Perché lì veramente l'unica maniera è aspettare davvero, è aspettare davvero la gilda. Perché trovarla nelle scatoline è veramente impossibile, penso. Allora, soffre lì. Ah già, ma che idiota. Ma le puoi prendere nello shop del Repair Cloth, Shard.
Non sempre, però appaiono anche lì. Fai il refresh dello shop. Non mi ricordo quanto costavano. Fai refresh. Il primo refresh costa 20 cessi di Orichalcum grigi. Il secondo 40, il terzo 60. Fino a 60 secondo me lo puoi fare. O perlomeno i primi due. 20 e 40. E poi puoi anche trovarle nella cassettina d'oro. Certo. È un po' azzardà, però che cazzo vuoi fa? Ti ho detto, questa qui è brutta, la mancanza delle shard, perché la mancanza dei materiali, bene o male, appunto, puoi ciclare, puoi refreshare lo shop, apri più cassette, la puoi combattere un po' di più. Mancanza di shard è dura. Non lo sapevo io. Nel video di Setonan, o non ci ho fatto caso, non lo diceva quella cosa lì, che ti chiedeva quelle shard. Io appena l'ho scoperto t'ho avvisato, te l'ho detto, ti mandavo due screenshot stamani in quarta alle 7. Oddio, sì. Ma giusto per farmi sentire male, a che capitolo siamo? Perché secondo me io ci avrei da usare tipo 5.000 di stamina per poter finire tutto. Sentimi male dallo spaccamento coglioni che ha fa questa cosa, intendo. L'unica cosa per il verso è la musica. $58 milioni di exp in 24 ore. E beh, vabbè, che fatto? Due personaggi... No, due personaggi all'80 non ce la fai. È poca. Uno e mezzo.
Ah, ti sei preparato un quintale di libri. Ciao Yagmoth. Buona live. Ecco, allora facciamo la concorrenza tutta. Se volete vedere uno molto più forte di me, Yagmoth sta per iniziando a streamare. Sta per iniziando a streamare. Sì, sì, l'italiano è giusto. Sta per iniziare a streamare, quindi se... Appunto, se volete vedere un account più potente del mio e uno più potente che di me, switchate canale. O alla peggio, to. Si fa raid. 12 fatto. Avevi detto qualcosa per la legione? Sì, Ita Saints si chiama. Guarda, avverto subito Krogar. Se mai mi dici il nick, come ti sei chiamato, così glielo scrivo e gli dico: guarda, a parte che ora è FK, quindi non so se ti accetta all'istante. Però la regione si chiama così. E allora scrivimelo, non so, faccio copia e incolla, Dio santo. Golbezzolo. Con l'accento sulla U. Ripeto, il nick è Golbezzolo senza accento, segname. Ok. Allora.
Meno male. Meno male ho finito la stamina. Stavo morendo già. Mi si schianta la sedia. Ah, sufficiente stamina. No, che compro. Vado anch'io dalla concorrenza, tanto qua abbiamo finito. Sì, ho finito, ragazzi. Stacco perché ci si riaggiorna sabato, Timothy, mi sa. Non credo in settimana di riuscire a streamare qualcosa, ci si aggiorna. Ci si rivede sabato, perché aggiornarci si aggiorna su Discord, chiaramente. E niente. Comunque ho finito, sì. Anzi, aspetta, si fa raid, dai, si fa raid sul canale di Yagmoth. Aspettate. I pochi rimasti. E niente, Star Wars non lo streamo, lo vado a fare in off streaming, in caso se poi qualcuno vorrà vederlo me lo faccia sapere. Star Wars The Old Republic. E ma tanto non vi garba nessuno, quindi ta senti, lo vado a fare off streaming, magari un paio di partite, poi mi metto a vedere l'ultimo finalmente di The Mandalorian. E poi ci si va a riposare, anche se non cazzo di sonno per ora, perché domani si riparte, non ci saranno più feste per un bel po'. Quindi facciamo i credits intanto e poi si fa il raid. Buono, difendo il 10, quindi altri 4 giorni per la vita. Allora. Ah, non è ancora partito, cazzo. È un'ora quindi che è andato e ancora non era partito. Era truccassi, via. Era truccassi. Con questa musica data marrone proprio. Attacca alle 56 di solito e manca 2 minuti. E allora nulla, via. E allora... ci ho provato, gente, di sta 2 minuti via così mi sembra da fulminati. Quindi ciao a tutti, buona serata. Have a nice day for English, if there is someone English in USA. Ciao da Baby Yoda.